La nostra avventura inizia alle 8.30 del 2 aprile. Finalmente lasciamo libere i genitori a casa, ma sfortunatamente ci dobbiamo portare il professore appresso. Sul traghetto, dopo appena 2 ore di viaggio, qualcuno, avendo avuto una delusione d'amore, cerca disperatamente conforto nell'azzurro mare di Messina. In Calabria, durante la sosta per il pranzo, si nota la voracità dei professori. Di viaggio arriviamo a Rimini, malgrado la notte passata in dormiveglia. In alcuni l'entusiasmo è ancora vivo ed ecco l'hotel che sarà la nostra base in 7 giorni. Thank you.
La nostra prima escursione l'abbiamo dedicata alla famosissima spiaggia di Rimini, ma a nessuno viene in mente di farsi un bagno. Cercherà mai il professore? Thank you.
Bisanzio, il famoso pittore di Urbino, e questa è la casa dove nacque. Anche il padre era un pittore, e questo è un suo quadro. Sulla strada per Venezia abbiamo trovato pioggia e neve, ma all'arrivo è spuntato un bel sole. Lungo viaggio ci ha messo appetito e questo è l'autopranzo. Sbarco dei 58 in piazza San Marco. Venezia è l'unica città dove leoni volano e i piccioni camminano. Thank you.
Siamo andate ad assistere alla messa, dopodiché abbiamo sgranghito le gambe. Pranzo di Pasqua. Siamo andati a Ravenna. Evangelista, osserviamo i segni dell'inquinamento atmosferico. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una serva oscura. Thank you.
sulla strada per Assisi. Si prepara per le Olimpiadi. Dalle nostre facce si nota che la gita sta per finire. Il ritorno ai libri e allo studio è prossimo.